Buongiorno ragazzi, allora oggi vediamo come è possibile utilizzare l'effetto del green screen. Cos'è il green screen? Il green screen, vedete, è un pannello verde che si mette dietro la persona, quindi in questo caso me, per cambiare lo sfondo. Perché si usa il verde? Il verde è un colore che difficilmente abbiamo addosso. Infatti io adesso per esempio sono in blu, ovviamente se mi fossi vestito di verde con lo stesso colore dello sfondo sarei diventato trasparente, perché il programma che fa, i programmi appositi, adesso tutti i programmi che fanno montaggio video hanno questa funzione, sostituisce il verde con quello che vogliamo noi. A questo punto posso trovarmi in qualsiasi luogo. Voglio entrare in una cellula? Basta sostituire lo sfondo che vedete qui verde con una cellula animale e io sarò lì dentro. Quindi potete trovarvi dovunque, in uno studio televisivo, in una palestra, in uno stadio, e far finta di trovarvi lì e quindi far diventare ancora più coinvolgente il video che state facendo. Ma vediamo come si fa. Si mette alle spalle un pannello. Allora, in questo caso vedete è piccolino. Qual è il problema? Che io adesso, se io mi alzo, la parte sopra non ha il verde, quindi in questo caso è piccolino, ma ci serve per l'esperimento e l'esempio che vogliamo fare. Deve essere molto più grande questo pannello, deve ricoprire tutta la vostra persona e deve anche andare un po' oltre. Quindi diciamo che un cartellone di questo, moltiplicatelo per 4. E così avete un'ampia superficie per poter fare un bel effetto. Ma andiamo a vedere come si fa. Allora, ci troviamo davanti al pannello. Vedete che io ho fatto in modo che tutto il verde sia compreso nel riquadro dello smartphone. Vedete che qui sul cartoncino ci sono delle pieghe, però cercate di evitare queste pieghe perché potrebbero creare dei problemi nel momento in cui sostituite il verde con lo sfondo, perché queste parti qui più scure, vedete, questa parte più scura potrebbe dare dei problemi e quindi non diventare totalmente trasparente e quindi sostituire totalmente lo sfondo che volete in maniera perfetta. Quindi state attenti, deve essere abbastanza uniforme il colore. A questo punto che faccio? Io farò l'esempio con la mia mano. Allora, io adesso metto la mia mano così e vedrete che io adesso posso cambiare lo sfondo e sostituire il verde con quello che voglio. Vediamo. Allora, il programma che dovete scaricare è questo qui, Power Director. Vedete, lo stiamo facendo avviare e questa è la schermata iniziale. Allora, qua io vi consiglio nelle impostazioni, qui andando nelle impostazioni in alto a sinistra, preferenze. Allora, io vi consiglio di mettere cambia modalità modifica interfaccia, vedete questa terza funzione, di mettere panorama, perché quando mettete panorama, quando iniziate a fare il progetto, lui vi fa vedere il progetto in orizzontale, non in verticale. In orizzontale è molto più semplice utilizzarla. Ora vi faccio vedere, io ho messo panorama e infatti vedete qua che se io vado, esco da qui, metto nuovo progetto, vedete in alto quando iniziate un nuovo progetto deve fare nuovo progetto. Ecco qua, vedete che è diventato in orizzontale, mentre se non mettete quella funzione, lui vi fa vedere tutto in verticale. E in questo modo qua è molto più semplice utilizzarlo. Allora, che succede? Allora, voi qua dovete mettere lo sfondo che volete. Allora, io voglio che la mia mano si trovi nell'universo, quindi con la Terra che gira. Allora, vediamo un po' come posso fare. Io, se voi andate qui, vedete in alto a sinistra c'è questo simbolo di questo rullino, con la nota. Io clicco, andate in filmati d'archivio e lui vi mette alcune cose gratis. Se andate qui dove c'è scritto Pexels, qui, o anche Pixabay, trovate una serie di filmati già pronti. Allora, io per esempio metto che cosa voglio, metto in cerca qui e scrivo Terra, vediamo che esce. Ecco, questo qua mi piace molto, lo scarico, lui adesso scarica il video
Vedete che ora appare un più, vuol dire che lo posso aggiungere. Clicco sul più e lui me lo aggiunge. Vedete che la Terra gira anche. Ci voglio mettere la mia mano. Allora, a questo punto io devo aggiungere a questo progetto la mano, però non lo aggiungete come abbiamo fatto col video. Cliccate su quest'altro simbolo, questi due rombi, questo rombo con questa linea sotto, questo simbolo centrale qui. E metto foto. Anzi, no, dobbiamo mettere il video qui. Allora, dov'è il mio video? Ovviamente devo andare in camera. Qui. Eccolo qua. Lo aggiungo. Allora, c'è la prima parte che non mi interessa perché c'è io parlo e stavo spiegando il problema delle macchie sul telo, quindi lo devo tagliare. Ecco la mia mano. Ecco. Io taglio qui, vedete che questa funzione qua mi permette di tagliare, questa parte qua la elimino, la prima parte, c'è questa parte, sposto questa all'inizio, così, qual è il problema? Che questo qua adesso deve essere spostato in maniera tale da ricoprire l'intera larghezza, quindi io faccio così. Ecco qua. A questo punto, come faccio a far apparire? Ecco, voi vedete la mia mano ora, no? Allora, vedete che appare l'ombra della mia mano. In realtà dovreste fare in modo che l'ombra non appaia. Quindi ci dovrebbe essere un'illuminazione tale da far sparire le ombre. Perché l'ombra mi può creare problemi, come abbiamo visto prima. Però questo è un esempio, quindi può andare bene lo stesso. Che dove vado? Vado in questa pennina in basso a sinistra. E vado in Chroma Key, vedete qui, clicco e poi vado, vedete che appare questa specie di goccia. Qual è il colore che voglio trasformare? Questo qua. Allora io vado sul verde e lascio. Allora, tutti quei quadratini bianchi e neri vuol dire che tutta quella parte non verrà vista, però se io inquadro bene, se io vedo bene vicino alla mano si vede ancora un po' di verde. Allora io qua aumento la rimozione delle imperfezioni, però non la devo aumentare troppo, altrimenti vedete mi cancella il braccio. Intervallo, ecco, intervallo, vedete che se io aumento questo, il verde vicino al mio pollice diminuisce, quindi io lo aumento, non troppo, altrimenti mi cancella anche le dita, vedete? Ecco, andiamo qua, così. E a questo punto guardate che succede. Vado indietro. Ecco la mia mano nell'universo. Adesso mettiamo il video, lo vediamo anche. Guardate qui. Quindi vedete che è molto, molto simpatica questa funzione, che vi permette di mettervi anche voi in primo piano e trovarvi in qualsiasi posto voi vogliate. Ecco, questo è tutto, arrivederci al prossimo tutorial. Ciao a tutti!